Ben ritrovati nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Allora, questi piattini speciali, particolari da provare, eh? Orata, passiamo quindi subito, andiamo al dunque. Allora, io ho preso già al banco quelle confezioni dove hai già i filetti pronti, quindi la cosa che andremo poi a verificare, palpando leggermente la polpa, contengono spine, quindi mi raccomando, una bella pinzetta, faccio un esempio, e andiamo a rimuoverle. Ok, non credo che si veda. Comunque, prima cosa che andremo a fare appunto sarà la pulizia. Poi, olio extravergine d'oliva, pepe, sale, uno spicchio d'aglio, perché... Fa bene, assolutamente, ai polmoni. Pensate che i più grandi campioni di immersioni come Mallorca, eccetera, proprio ne divoravano aglio crudo come se non ci fossero domani. L'aglio fa bene. E il tè. Allora, io preferisco utilizzare, ho preso semplicissimo un tè al limone, perché il limone già ha una sua freschezza. Se non avete il tè al limone, ma avete quello normale, potete utilizzare quello e procuratevi anche un limone per fare una leggera grattatina eventualmente della buccia. Mi raccomando, solo il giallo, non grattate anche il bianco perché è amarissimo, eh? Si sa proprio appena appena in superficie. Questi gli ingredienti, andiamo a prepararci i nostri filetti di orata al tè al limone. Accendiamo il gas. Ora, tra gli ingredienti mi sono dimenticato, e volendo, anzi suggerisco di avere anche del vino bianco buono. Mi sono dimenticato perché ovviamente mi piace tenerlo fresco, per cui era in cantinetta, ecco perché l'ho tirato fuori e lo tiro fuori adesso giusto per la preparazione. Quindi vino bianco buono, anzi allontaniamolo dal gas, se no inutile averlo tenuto in fresco. Ma cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere un giretto d'olio. Lo spicchio d'aglio lo spezzo appena appena, lo schiaccio appena appena, sbucciato, così lascia un pochino di più, e lo facciamo andare. Quando tutto bello unto, cominciamo a mettere, ad abbassare quindi la fiamma e mettere i nostri filetti dal lato della pelle. Vedete che non l'ho sfilettato io, era pieno di spine, piena, orata, piena. Ok, pochissimi minuti, molto veloce come piatto. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a salare, quindi un pizzico. E andiamo a mettere un pizzico del nostro tè al limone, oppure un pizzico di tè normale e una grattata di buccia di limone. Due minuti a fuoco basso, medio basso, e poi giriamo e vediamo il passaggio successivo. Un paio di minuti andiamo a girare i nostri filetti, i nostri, non quelli del vicino. Quando si cucina sempre i nostri.
andiamo a sfumare con un po' di vino bianco. Mezzo bicchiere. E alziamo la fiamma per far sfumare bene l'alcol. A questo punto, anche da quest'altra parte, vado ad aggiungere un pizzico di tè. Facciamo sfumare e poi abbassiamo e portiamo a fine cottura. Ok, ci siamo. Andiamo all'impiattamento. Vado a mettere un pizzico di pepe, a gusto se vi piace, che contrasta un po' di limone, col pesce, pepe e limone, a crudo ancora un pochino di tè. Per guarnire un po' della bisque. Trovate il video sul mio canale. Il piatto è pronto, andiamo a tavola per la prova dell'assaggio. E benvenuti a tavola con me per la prova dell'assaggio. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, iscrivetevi al canale per supportarmi, per voi è gratuito, anonimo, serve solo a sostenere chi vi offre contenuti, perché sennò il canale affonda, quindi un click e attivate la campanellina se non volete perdervi le prossime video figate. Condividete anche questo video su pagine di cucina, con amici, gruppi, ovunque volete. Detto questo, perché ce n'è bisogno, andiamo a sentire com'è. Do una prova, quindi non lo so. Squisita. Mi ricorda molto l'effetto di quando il pesce lo faccio col timo limonato, quindi buonissima l'orata, semplice semplice, con quella nota fresca del tè al limone. Veramente provatelo, fatemi sapere come sempre nei commenti, o se magari usate altri tipi di tè. Ma è veramente pazzesco, buonissima. Ok, esperimento riuscito di un piatto veramente strabuono. Io me lo vado a mangiare e come sempre ci vediamo alla prossima video figata. Buon appetito! Muah.